faccio vedere come mettere a dimora delle foglie di Zamia Oculcas. Un mese fa ho reciso delle foglie di Zamia Oculcas e le ho messe nell'acqua. Ho aspettato che uscissero le prime radici e adesso le metto in un vaso. Mi preparo un composto per il rinvaso. Ricordiamoci che la Zamia Oculcas è una pianta tropicale, di conseguenza un terriccio molto vaporoso, terra per piante verdi con degli inerti. Io metterò argilla espansa e del bark. Un coccio per non far scendere la terra e andiamo, mettiamo il terriccio, lo vedete, è molto vaporoso. Okay. In ogni vasetto io metto almeno 2-3 foglie perché non è detto che vada a buon fine la prima foglia. Col dito faccio un buchino e infilo la foglia con una. Due. Tre. E quattro. Ci vediamo fra un mese per vedere chi è sopravvissuto.